Esercizio numero 11 del libro Amaldi, un circuito con una resistenza da 2 ohm e un condensatore di capacità 5 farad. Per me è un valore irragionevole perché secondo me nessun condensatore in realtà arriva a 5 farad, sarebbe stato meglio al massimo indicare 5 millifarad. Il circuito è alimentato da una FEM di una batteria e la carica dell'armatura positiva del condensatore vale Q0. All'inizio l'interruttore del circuito è chiuso, all'istante 0 secondi, con il condensatore completamente carico, togliamo la batteria e chiudiamo l'interruttore. Il condensatore inizia a scaricarsi, dopo 10 secondi la corrente di spostamento nel condensatore vale 0,37 A. Calcola il valore di Q0 che era la carica sull'armatura positiva del condensatore all'istante iniziale, quando il condensatore era tutto carico e da quel momento inizia a scaricarsi. Il risultato di questa carica iniziale è 10 coulomb. Anche questo risultato, secondo me, non è ragionevole perché è impossibile isolare una quantità di carica così grande, 10 coulomb, sulle armature di un condensatore. Comunque, vediamo lo svolgimento. Questo è il circuito RC con l'interruttore che inizialmente è chiuso in modo da comprendere il generatore reale all'interno del circuito. E nel momento in cui viene chiuso questo interruttore sul generatore, inizia il processo di carica. Dopo un po' di tempo, la carica elettrica sulle armature del condensatore, in particolare sull'armatura positiva, raggiunge la saturazione, cioè il condensatore è tutto carico. Questa è la nostra incognita, è Q0, la carica del condensatore quando il condensatore ha raggiunto la massima carica. Poi all'istante t uguale a 0, questo interruttore viene spostato su quest'altro ramo, il generatore viene escluso dal circuito e il condensatore quindi si scarica su questa maglia. La carica che aveva accumulato fluisce in questa maglia e il condensatore progressivamente si scarica con legge esponenziale decrescente a partire dal valore iniziale di carica Q0 che è la nostra incognita. Per E alla meno T su tau, l'esponenziale decrescente, tau, la costante tempo di scarica del circuito, è RC. Dopo 10 secondi dall'inizio del processo di scarica, la corrente elettrica all'interno del condensatore, sotto forma di corrente di spostamento, vale 0,37 A. Non avrei dovuto indicarla qui perché sull'asse verticale non c'è l'amperaggio, cioè non c'è la corrente, ma c'è la carica elettrica. Comunque vediamo qual è l'origine di questa corrente di spostamento. Questo è il condensatore completamente carico all'istante 0. Il campo elettrico al suo interno è della massima intensità. Poi il condensatore progressivamente si scarica, il campo elettrico diventa più debole e anche le cariche sulle armature Q sono minori di Q0. Siccome il campo elettrico si indebolisce, diminuisce anche il flusso elettrico. Il flusso elettrico era più intenso, adesso è più debole. Un flusso elettrico in diminuzione corrisponde a una corrente di spostamento rivolta verso il basso. Infatti ricordiamo che la corrente di spostamento è essenzialmente la derivata del flusso elettrico, cioè la rapidità con cui varia questo flusso elettrico. Il flusso elettrico è in diminuzione, la corrente di spostamento è verso il basso. E ha la stessa intensità della corrente che scorre nel filo. Infatti, corrente di spostamento uguale corrente nel filo uguale la derivata della carica elettrica sulle armature. Infatti, questa corrente che scorre nei fili, questa è uguale alla rapidità con cui la carica elettrica lascia le armature. Quindi è la rapidità di diminuzione della carica sulle armature. Logicamente la corrente elettrica è rivolta verso il basso, sia nei fili che all'interno del condensatore, perché l'armatura che era carica positivamente era quella inferiore e quando l'interruttore viene spostato sul ramo inferiore, questa carica positiva lascia l'armatura inferiore e quindi la corrente circola in senso orario. Quindi sarà una corrente negativa. Perché di solito noi orientiamo i circuiti in senso antiorario, quindi il senso antiorario è il senso positivo, ma qui la corrente scorre in senso orario, quindi sarà una corrente negativa. E infatti, dopo l'andremo a calcolare tra poco e otterremo una corrente negativa.
Calcoliamo quindi questa corrente di spostamento, ma non la calcoliamo attraverso la definizione, cioè non calcoliamo veramente la derivata del flusso elettrico. Utilizziamo invece il fatto che la corrente di spostamento ha la stessa intensità della corrente di cariche elettriche che scorre nei fili. Quindi calcoliamo la corrente nei fili, tanto l'intensità è la stessa. Quindi noi calcoliamo la corrente di spostamento attraverso Q punto, che è una quantità variabile nel tempo, è la derivata di questa funzione. Quindi è la derivata della funzione della carica elettrica sulle armature. Questa è la carica elettrica sulle armature che va diminuendo. Quindi dobbiamo derivare questa espressione e Q0 lo ricopiamo e poi dobbiamo fare la derivata dell'esponenziale, funzione composta, quindi è l'esponenziale stessa per la derivata del suo esponente, cioè del suo argomento, che è meno 1 su tau. Quindi la corrente di spostamento vale meno Q0 e alla meno t su tau diviso tau. Andiamoci a calcolare quanto vale questa costante tempo tau RC 2 ohm per 5 farad e quindi sono 10 secondi. L'unità di misura viene secondi perché ohm sarebbe volte su ampere. Lo ricordiamo dalla formula, dalla legge di Ohm, R uguale delta V su I, volte su ampere. E farad è coulomb su volt. Lo ricordiamo perché farad è l'unità di misura della capacità elettrica e la capacità elettrica è la carica diviso la differenza di potenziale, carica diviso voltaggio, quindi coulomb su volt. Si semplificano i volt e siccome ampere è coulomb fratto secondo, i coulomb si semplificano e rimane secondi, quindi 10 secondi la costante tempo di questo circuito RC. In realtà nel calcolo ho trascurato la resistenza interna del generatore, ci ho messo soltanto la resistenza vera e propria, altrimenti avrei dovuto utilizzare la somma delle due resistenze, R grande più R piccolo. Comunque, andiamo allora a calcolare questa corrente di spostamento all'istante 10 secondi. Ricordiamo che la nostra incognita è Q0, cioè la carica massima che aveva il condensatore quando era tutto carico. Quindi in corrispondenza di 10 secondi abbiamo una corrente di spostamento di 0,37 A, uguale a Q0 che è la nostra incognita e alla meno 10 secondi diviso tau e diviso tau anche qua, ma abbiamo appena visto che tau è 10 secondi, quindi e alla meno 10 secondi diviso 10 secondi fa e alla meno 1 e al denominatore abbiamo 10 secondi. Quindi con la formula inversa ricaviamo Q0, la nostra incognita, 0,37 A per 10 secondi diviso e. Qui mi sono scordato e alla meno 1. Ho corretto l'errore, quindi Q0 è 0,37 A per 10 secondi per E. E il risultato è circa 10 coulomb. Quindi 10 coulomb era la carica sulle armature all'inizio, quando il condensatore era completamente carico, all'istante 0.